guidata dall'amore. Ma domandiamoci adesso, e questo è il mondo in cui viviamo, il creato conserva la sua bellezza che ci riempie di stupore, rimane un'opera buona, ma ci sono anche la violenza, la divisione, lo scontro, la guerra. Questo avviene quando l'uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l'orizzonte della bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo. Quando l'uomo pensa solo a se stesso, ai propri, quando si lascia affascinare dalle idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto e apre la porta alla violenza, all'indifferenza e al conflitto. Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui si narra il peccato dell'essere umano. L'uomo entra in conflitto con se stesso, si accorge di essere nudo e si nasconde perché ha paura dello sguardo di Dio. Accusa la donna, colei che è carne della sua carne, rompe l'armonia con il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire che dall'armonia si passa alla disarmonia? Possiamo dire questo, che dall'armonia si passa alla disarmonia? No, non esiste la disarmonia. O c'è armonia o si cade nel caos, dove violenza, contesa, scontro, paura. Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza dell'uomo: dove è Abele, tuo fratello? E Caino risponde: non lo so, sono forse io il custode del mio fratello? Anche a noi è rivolta questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: sono forse io il custode del mio fratello? Invece sì, dobbiamo dire. Sì. Tu sei custode del tuo fratello. È uno di noi. Essere persona umana significa essere custodi gli uni delle altre. Bravo, bravo. E invece, quando si rompe l'armonia, succede una metamorfosi. Il fratello da custodire e da amare diventa l'avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti, quante guerre hanno segnato la nostra storia. Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non si tratta di qualcosa di congiunturale, ma questa è la verità. In ogni violenza e in ogni guerra, noi facciamo rinascere Caino. Noi tutti. E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli. Anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dalle idoli, dall'egoismo, dai nostri interessi. E questo atteggiamento va avanti. Abbiamo perfezionato le nostre armi. La nostra coscienza si è addormentata. Abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci. Come se fosse una cosa normale. Continuiamo a seminare distruzione
dolore, morte. La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte. Dopo il caos del diluvio ha smesso di piovere, si vede l'arcobaleno, la colomba porta un ramo di olivo. Penso anche oggi a quell'olivo che i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a Buenos Aires, in Piazza de Mayo nel 2000, chiedendo che non sia più caos, chiedendo che non sia più guerra, chiedendo pace. E a questo punto mi domando, è possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Invocando l'aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus Populi Romani, Regina della Pace, voglio rispondere. Sì, è possibile per tutti. Questa sera vorrei che da ogni è possibile per tutti, anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, rispondesse: sì, lo vogliamo. La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla croce, come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla croce. Lì si può leggere la risposta di Dio. Lì alla violenza non si è risposto con violenza. Alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore questa sera che noi cristiani e i fratelli di altre religioni, ogni uomo e donna di buona volontà, gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. Ognuno si anima a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l'indifferenza verso l'altro che rende insensibile il cuore, vince le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione, guarda al dolore del tuo fratello. Penso ai bambini, soltanto a quello. Guarda al dolore del tuo fratello e non aggiungere altro dolore. Ferma la tua mano, ricostruisce l'armonia che si è spezzata, e questo non con lo scontro, ma con l'incontro. Finisca
il rumore delle armi. La guerra segna sempre il fallimento della pace. È sempre una sconfitta per l'umanità. Risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI. Non più gli uni contro gli altri. Non più, mai. Non più la guerra. Non più la guerra. La pace si afferma solo con la pace. La pace si afferma solo con la pace. Quella non disgiunta dai doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla clemenza, dalla misericordia, dalla carità. Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace. Nella matta nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo, preghiamo questa sera per la riconciliazione e per la pace. Lavoriamo per la riconciliazione e per la pace. E diventiamo tutti, in ogni ambiente, uomini e donne di riconciliazione e di pace. Così sia.